ho bisogno di sapere che il mio nemico è il pensiero. Pensare sui problemi è il peggior veleno che puoi somministrarti. Bachelard, forse il più grande studioso del mondo interiore che sia mai esistito, quando compie 80 anni dice: adesso vi dico una cosa, adesso vi dico una cosa pazzesca. Per tanti anni io ho ragionato sul fatto che dovevo capire le emozioni, i sentimenti, le immagini, le fantasie, e mi chiedevo perché ogni volta che cercavo di capire il mio dolore aumentava o il mio disagio aumentava. Poi mi sono detto questa cosa a 80 anni, che dentro di noi esistono due mondi contrapposti. I pensieri antagonizzano le emozioni, i sentimenti, le immagini. Insomma, mai ragionare sull'amore, mai ragionare sugli affetti, mai ragionare sui sentimenti, mai ragionare sulle immagini. Mai. Noi passiamo la vita a pensare al passato, alle cose che abbiamo sbagliato, al perché, la parola perché non va mai più pronunciata. Constatare e accogliere ciò che capita, ma senza il ragionamento, senza la spiegazione. Tu vuoi farti una terapia? Semina una pianta, pulisci la casa, mettiti un vestito, ma senza volgere lo sguardo altrove, totalmente concentrato lì nell'azione. Ballare. Se tu fai chiudere gli occhi alle donne nel 90% e gli dici: fai un'azione che ti piace, stanno ballando. E questo porta ad una parola che è la parola più importante del mio fare psicoterapia: il nulla. Quando a Jung gli domandano, quando compie 80 anni, la sua allieva prediletta dice: professore, ma dove si arriva nella vita? Bella domanda, dove si arriva? Lei dove è arrivato? Cara Anna, non ho un parere da dare su di me. Francamente non so se valgo o se non valgo. Sono molto oscuro. Ma in questa oscurità tutti sono in chiaro, tutti sanno. Io appartengo al nulla. E ogni giorno il nulla viene a trovarmi e arrivano lampi di felicità che tu non puoi neanche immaginare cosa siano. Se cercate la felicità non arriverà mai. Se cercate il nulla, se sparisce il vostro io, allora arriva quella mente del bambino che si diverte come un pazzo e gioca fino allo sfinimento. Quando Bachelard dice: adesso ho capito che pensare sulle emozioni, sui sentimenti e sugli affetti è un veleno, adesso arriva la pace. E qui vorrei dire tre parole molto chiare. Bisogna smettere di enfatizzare le emozioni. Le emozioni sono onde del mare, vengono e se ne vanno. Come sei tu? Io sono molto sensibile, dottore. Frigida no, fredda no. E allora sei un cretino. Se sei sempre sensibile sei un cretino. Ti pare? Che donna sei se sei sempre sensibile? Se sei sempre emozionata? Le donne devono incontrare il gelo che abita dentro di loro, perché il gelo è un farmaco per il cervello, ti crea il distacco. Quante cazzate hai fatto nella vita perché non è sceso il gelo? Vale per gli uomini e vale per le donne. Gli uomini, il loro femminile, deve riconoscere le emozioni come elementi di passaggio. Non c'è niente di permanente, allora sei libero. Allora accade quel miracolo di quella parola, perché adesso c'è questo modo di dire: stai nel presente, un'altra idiozia, oppure il qui e ora, un'altra scemenza. Adesso cosa c'è dentro di me? Niente? Bene. C'è paura? Ok, accolgo la paura, ma senza la causa. Perché Plotino aggiunge un altro tema. Dice: quando hai l'ansia, le paure o il disagio, attento bene, non è perché in te c'è qualcosa di sbagliato, ma perché stai partorendo il Raffaele che sta nascendo. Ma tu, continuando a dirti cosa c'è di sbagliato, non lo fai mai nascere. È chiaro il concetto? I disagi vengono per preparare il Raffaele, la Michele, il Giovanni che verrà, non perché sei sbagliato. Tu stai seguendo il tuo destino? Come fai a sapere se è il tuo destino? Perché le cose avvengono da sole, non senti più il parere di nessuno. Ascolti, guardi e fai tu, solo tu. E soprattutto senti dall'interno, dal profondo, la certezza dell'incertezza. Aspetti qualcosa che il giorno prima non sapevi.
Il contadino mette il seme nella terra. Il seme sta nascosto nella terra, nel buio fa le radici, in alto il germoglio. Ciò che ci crea sta nascosto come stanno nascoste le radici. Questa maledetta malattia di voler capire. Io per sapere se uno è un coglione, sai da cosa lo capisco? Da quando dice: dottore, io so come sono, io so chi sono. Nessuno sa chi è. Goethe diceva: non voglio conoscermi. Forse resterei anche deluso. Tu vuoi star bene? Vuoi star bene? Incomincia a dirti ogni giorno che c'è altro che non vedi, c'è altro che non sai, c'è altro che fa cose che non sono quelle che tu ritieni importanti. Il taoismo 2500 anni fa, dove ci sono stati i più grandi conoscitori del mondo interno, davano alcuni consigli agli uomini che sarebbero venuti. Il primo consiglio era questo, che se c'è un pensiero predominante, sei fuori dalla vita. Ci sono tanti altri mondi dentro di te, oltre a quello che vedi tu. Ci sono tanti altri mondi, oltre a quello che vedi tu. Tanti altri mondi. Se ne vedi uno solo, ti ammali. Se ne vedi uno solo, ti ammali. Tu puoi conoscere tutte le leggi economiche del mondo, ma se non stai bene con te stesso, prima o poi fallirai. Bisogna averlo ben chiaro. Svegliati la mattina e dici: io sto bene con me stesso? Ho vicino le persone giuste, faccio le cose che mi piacciono e poi aggiungi altre cose che avrebbero detto i taoisti. Le cose mi vengono spontanee? Mai, assolutamente mai, mai prendere decisione nei momenti difficili, mai. Quando hai un tuo rapporto affettivo in crisi e dici: la lascio o non la lascio, sto con lui o non ci sto, mai nel momento di disagio prendere decisioni. Perché? Perché quella coscienza nascosta, aurorale, che appartiene ad un regno che non conosciamo, ha dei saperi terapeutici che la coscienza attenta non ha. Se non ti porti dietro i codici nascosti che abitano dentro di te, tu fallisci. Non è detto che fallisci per i soldi o per il business, fallisci perché cadi in una crisi profonda. Io ho visto grandissimi imprenditori ed entrare in crisi depressive senza ritorno. Bisogna saperlo che il successo è momentaneo, è solo momentaneo. Non dura, successo è già successo. Due, c'è qualcosa dentro di me che non so cos'è, che ha dei poteri che appartengono non al regno del mio sapere. C'è un non sapere che sa cose che non so. Quando c'è un problema, pensarci e ripensarci vuol dire complicarlo. I vecchi, quando c'era un problema, sai cosa facevano? Ci dormo sopra. Francamente io ritengo che gli uomini che hanno un grande successo nella vita, ma un successo che regge, hanno tutti delle caratteristiche molto simili. Primo, non ascoltano nessuno. Fanno finta di ascoltare, ma non ascoltano nessuno. Due, quando prendono una decisione vanno diretti per la loro strada. Tre, sanno custodire i segreti. Un grande uomo, una grande donna è tale solo se sa custodire i segreti e smette di parlare di sé. Vuoi star bene? Smettila di parlare di te. Quattro, smette di parlare del passato, perché il passato è morto, è morto. Ci sono persone che si lasciano e dopo 10 anni sono ancora lì a ricordarsi. Ma lasciato? I rancori sono sostanze chimiche nel cervello che lo annebbiano, lo intossicano e gli portano via le capacità che ha. I grandi uomini sono piante che vanno verso il loro destino. Perché? Perché ognuno di noi ha un suo destino. Se non lo fa, dice Goethe, meglio che abortisca. Seguire il tuo destino vuol dire ricordarti che sei una pianta unica e che i frutti che fai tu non può farli un altro. Il successo nel lavoro viene da una sola parola, la solitudine. Sei solo. Il successo giovanile invece è sempre collegato a troppe parole, a stare sempre in mezzo agli altri, a parlare con gli altri, a non essere mai solo. Gli aperitivi diventano bevute. Non sei mai solo. Senza il silenzio, senza il vuoto, senza l'indecisione, senza l'insicurezza, senza la fragilità non potete fare business. I grandi industriali, io ho avuto in cura grandi uomini, tutti avevano capito una cosa: i risultati si ottengono con naturalezza e spontaneità, mai con lo sforzo. Fa fatica una pianta a fare il fiore, perché tu dovresti fare fatica a vivere. Questo non significa che non farai fatica a lavorare, è come il bambino quando gioca fino a che è stremato e poi dorme. I bambini sì che sanno dormire. Ma cosa conta nella vita? Essere semplici, naturali e senza opinione, e soprattutto non farti influenzare dall'opinione degli altri. Perché dentro di te c'è qualcosa che sa sempre dove andare.